Giorgio Gori, l'idea di Bergamo nel campo europeo, cosa può chiedere Bergamo all'Europa? Bergamo, se comincia a ragionare in termini europei, quindi di apertura, di confronto con le migliori realtà del continente, può chiedere molto e può ottenere molto, come hanno ottenuto in questi anni in diverse città italiane, che anziché stare con le braccia conserte a lamentarsi del patto di stabilità, si sono date da fare, hanno preso persone competenti, le hanno istruite e hanno fatto in modo di ricevere finanziamenti che sono andati a sostenere gli investimenti nella mobilità, nella difesa dell'ambiente, nella cultura, nella coesione sociale, nei servizi. Ci sono molte cose che si possono fare, molti miliardi di euro che l'Europa restituisce all'Italia e che l'Italia non è storicamente stata capace di spendere, ma all'interno dell'Italia alcune città hanno fatto bene e altre città hanno fatto molto male. Bergamo non ha fatto niente, quindi il cambio di passo che noi diciamo che è il momento di realizzare include certamente anche questa cosa, perché diversamente non ci saranno le risorse per fare quello che i cittadini di Bergamo ci chiedono. Grazie. Onorevole Toia, cosa può offrire l'Europa a Bergamo e al campo bergamasco, dalla ricerca, all'industria, a tanti campi anche del sociale? L'Europa è un grande campo aperto che può davvero essere percorso, questo campo, da tutte le città, le associazioni, cioè i soggetti che vivono nell'Europa. Noi ci lamentiamo sempre che siamo il terzo paese contributore, ma non il terzo paese come ritorno di risorse. Ma questa non è colpa dell'Europa, è colpa nostra, perché non siamo capaci o non siamo stati in grado di utilizzare queste risorse in misura adeguata. Dunque dobbiamo davvero riprendere una strada di collaborazione, di scambio, di conoscenza di buone pratiche e di modalità per accedere. Cosa può offrire l'Europa? Cosa può Bergamo fare in Europa? Può per esempio attivarsi per tutti quelli che sono i fondi della ricerca e dell'innovazione, per piccole imprese, per il rilancio del contesto produttivo, per l'università, per tutte le parti che sono interessate, comprese l'innovazione sociale. Può per esempio collaborare, la Regione dovrà consentire questa collaborazione dei comuni per quanto riguarda i fondi europei di sviluppo regionale, che sono i fondi che tornano sul territorio per progetti di rilancio territoriale o anche per il Fondo Sociale Europeo, per l'inclusione sociale, per la microimprenditorialità e per tutte queste attività, diciamo, nel campo del terzo settore e del sociale. Poi infine concorrere anche al programma Europa Creativa e a tutto il tema della conservazione del patrimonio culturale, che qui è grandissimo e di notevole pregio. Ecco, dunque, tantissimi campi in cui questa città può collaborare con l'Europa e l'Europa può collaborare con questa città. Si tratta in sostanza di uno scambio e di una, come dire, di un utilizzo di risorse insieme per poter raggiungere un obiettivo di sviluppo e un obiettivo anche di inclusione sociale, perché è molto importante oggi capire che la crisi sociale rischia di arrestare anche la crescita economica.